Romeo, Romeo, metti a fuoco, Romeo. Oh, Giulietta, Giulietta. Non me l'hanno chiesto. Mi sento di farlo. Volevo dire solo grazie. A chi? Agli amici di Romeo e Giulietta. A chi ha dato spazio perché ha creduto, perché crede, perché gli piace. E in primis ringraziamo il Naldi Nazionale, Giovanni, l'editore, e poi il De Angelis Nazionale, il direttore, e poi gli Zona Nazionali, il direttore, l'editore, il fancazzistatore di Romeo e Juliet, perché a Romeo e Juliet piace, secondo te sto male. È una rivista secondo te sto male pensante al 100%, perché in maniera non commerciale dà spazio a secondo te sto male, e questo lo fanno solo i grandi, lo fa solo chi veramente crede che qualcosa possa avere un senso. Prima secondo te sto male aveva spazio in un altro free press di livello, e ringraziamo per l'opportunità, però era un pochino fuori target, era per i 35-40 anni. Romeo e Juliet, che è al terzo numero, molto bella questa copertina, molto bella, un ragazzo e una ragazza, ogni mese, e si rivolge ai miei coetanei, basta, quelli un po' più piccoli di me, diciamo 15-23 il target, pienamente in target, 18 anni, 44 all'anagrafe, diviso 2 meno 4, 18, e secondo te sto male? Si parla di un sacco di cose belle, si parla di cose che riguardano i giovani, e quindi interessa un genitore, una bella rivista free press che troviamo negli ambienti romani di Roma Nord e Parioli, per ora, tratta argomenti dei giovani, tratta argomenti di cultura, tratta la vita reale ogni mese di due ragazzi, una ragazza e una ragazza, virtuosi in quanto non viziosi, ragazzi sani, ragazzi che credono nei valori, e che senza bigottismo hanno solo un esempio. E poi ci sta chi parla di fisico, il mitico Stefano Biondi, e poi ci sta il presidente, e poi ci sta un po' di cultura, e poi ci sta le maglinette, e poi ci sta un po' di abbigliamento, e poi ci sta un po' di gnocca, ci sta un sacco di cose belle. Io sono orgoglioso di avere spazio su questa rivista e volevo solamente ringraziare, fare gli auguri di Buon Natale con l'occasione, perché oggi è il 18 dicembre, agli amici di Romeo e Juliet, andatelo a cercare per Roma, perché ne vale la pena. Io dico che sono quelle riviste, ed è un complimento, lo dico prima, che si leggono a cesso, perché a cesso si leggono le riviste che preferiamo, macchine, orologi, e da oggi anche Romeo e Juliet. Ti garantisco che a cesso ci sta di molto bene, ma non perché il presidente scrive delle cagate, no. Io stanotte devo scrivere l'articolo, perché l'altro ieri mi hanno detto: ma presidente, che ti ricordi? Mi sono preso l'impegno e lo scrivo stanotte. Tanti auguri, grazie dello spazio e della fiducia incondizionata che l'editore, il direttore, il fancazzettatore e tutti gli altri ragazzi stanno dando a secondo del suo male. Io ci sono, ce la metto tutta e via la vita, tutta la vita. Bella per voi, bella per le giovani. Tanti auguri. Buon ritorno nazionale, sempre con voi.